della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno governatore, grazie di essere collegato Buongiorno. con noi. Allora, sono Grazie a lei per l'invito. tante le notizie che abbiamo letto in questi giorni. La prima notizia che riguarda il Veneto è questa questione dei numeri. Un boom di contagi, dicono i giornali, ma voi avete risposto alla Regione, lei personalmente dice sì, tanti contagi perché noi facciamo tanti tamponi. Governatore, che cosa risponde? Ma guardi, è molto semplice, nel senso che lo sanno tutti ormai che noi siamo quelli che fanno molti, molti test e quindi molti tamponi, e nel momento in cui facciamo molti tamponi, noi diciamo che mediamente facendo 60.000 tamponi al giorno ne viene fuori che la nostra percentuale di contagiati positivi sui tamponi è stata del 5% ad ottobre e dell'8% rispettivamente a novembre e a dicembre. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un'incidenza che è più bassa della media nazionale, che è 12,48%. Perché si leggono dati che non stanno né in cielo né in terra, me lo lasci dire, tipo della serie che noi dovremmo avere, esempio, il 36% di positivi sui tamponi? Semplicemente per un motivo, perché c'è una vecchia circolare che dice che il numero dei positivi viene calcolato in percentuale solo sui tamponi molecolari. Dei 60.000 tamponi al giorno che facciamo, solo 20.000 sono molecolari, e quindi da lì esce questo dato. Ma guardi, i positivi ce li hai se li cerchi, se non li cerchi non ce li hai. C'è stata una giornata nella quale noi avevamo 3.000 positivi con 60.000 tamponi e quindi un'incidenza del 5%, e in quella stessa giornata una regione italiana aveva 40 positivi. È stata incensata come la regione più sana d'Italia. La verità è che i 40 positivi ce li aveva su 400 tamponi, quindi l'incidenza era del 10%. Matematica si fa in quinta elementare, evidentemente qualcuno in giro ha ancora qualche confusione sulle proporzioni e sul calcolo del percentuale. No, allora, lei infatti sta facendo chiarezza, perché negli ultimi 2-3 giorni le notizie che abbiamo letto erano notizie appunto di tanti contagi, per cui notizie assolutamente non buone. Da quello che dice lei, probabilmente anche non corrette. Noi lo chiediamo al diretto interessato, così facciamo un'informazione corretta. Per cui sta parlando anche della differenza tra i tamponi molecolari e invece gli altri che sono stati fatti, che sono i tamponi rapidi, diciamo, chiamiamoli così. Allora, ad oggi la situazione della sanità veneta qual è? Come state gestendo tutto? Quante terapie intensive sono state aperte, se ne sono state aperte delle altre, negli ospedali veneti? Governatore. Sì, guardi, grazie per questa domanda. Accantoniamo il tema dei tamponi dalle percentuali, che è un tema di calcoli matematici. Adesso parliamo della situazione. La situazione è sicuramente pesante, è una situazione nella quale siamo impegnati. Io non finirò mai di ringraziare i nostri uomini e donne della sanità, che sono degli autentici eroi che ci mettono il cuore in quello che fanno. Abbiamo 3.400 ricoverati in questo momento, dei quali 390 in terapia intensiva. Non si dice mai però che il Veneto prende in carico, in cura, fino a questo momento tutti i pazienti. Ne abbiamo anche 1.700 in terapia domiciliare, e oltre a questi 3.400 pazienti Covid, a differenza di marzo, a differenza di scelte di altre realtà, noi abbiamo deciso di continuare a erogare anche le altre prestazioni. Quindi la macchina sanitaria del Veneto, sottoposta a stress, cura non solo i 3.400 Covid, ma altri quasi 8.000 altri pazienti, che sono pazienti che fra l'altro impegnano altre 250 terapie intensive. Insomma, la macchina è sotto stress, ma si sta andando avanti, quindi in virtù della grande professionalità dei nostri medici, infermieri, OSS, tutti gli operatori, e me lo lasci dire, visto considerato che governo da 10 anni, anche in virtù dell'organizzazione che noi abbiamo scelto di dare a questa macchina, contestata questa organizzazione, ma poi ha risposto bene. Ha sentito che Crisanti non era d'accordo con lei sulla questione dei tamponi, dei numeri? Della gestione. Ma guardi, io le dico una cosa, è fondamentale intanto fare chiarezza su un aspetto. Io non mi permetto di interloquire con degli scienziati. Prima cosa fondamentale, tutte le scelte di sanità pubblica non le fa Luca Zaia, ma le fanno i tecnici che sono titolati a farli. E quindi il tavolo è un tavolo autorevole. Dopodiché tutte le persone che parlano, che non hanno responsabilità, perché comunque tutti coloro che intervengono spesso non hanno responsabilità, io direi che è fondamentale, vista l'autorevolezza di molti scienziati, che invece di fare dichiarazioni facciano delle relazioni, perché a noi a tutt'oggi non è arrivato da nessuno relazioni, e ci dicano che
quali sono le loro idee, quali sono le loro soluzioni, dopodiché sarà il comitato tecnico scientifico regionale a decidere se applicare queste idee oppure no. Cosa sta dicendo, Presidente? Che parlano in televisione, però non vi fanno relazioni... No, dico semplicemente che siccome questi sono aspetti delicati e tecnici, è fondamentale che se qualcuno ha qualche, diciamo, idea costruttiva da riportare, non solo critiche, lo fa per iscritto, perché il mondo scientifico dialoga con dei documenti e li manda al nostro comitato tecnico scientifico regionale, che ha al suo interno degli assoluti luminari, e dopodiché si confronteranno. Cioè, di certo non posso essere io a star qui a disquisire di una sulla PCR, sul tampone molecolare, sulla carica virale, sul test antigenico. Bisogna che lo facciano tra professionisti. Allora, parliamo della questione vaccini, Presidente. Quanti ne stanno arrivando da voi in Veneto? A chi sono stati somministrati per ora? Come procederete per quanto riguarda la popolazione rispetto alle direttive che ci sono state dal governo? Ma guardi, lei sa... Cioè, le regioni, vaccinale. Come no, rispetto a tutto quello che noi abbiamo letto, come si certo. stanno muovendo? Visto che di telefonate continuiamo a riceverne anche noi, perché ci stiamo occupando da giorni ormai del vaccino e nessuno capisce bene come verrà somministrato in base alle fasce della popolazione. Cioè, che cosa succederà? Ecco, questa è la domanda centrale e la chiedo ad un amministratore come lei. Ma guardi, la nostra macchina vaccinale è una macchina collaudatissima. Pensi solo che siamo stati i primi in Italia che ci siamo dotati di un'anagrafe vaccinale. Quindi noi abbiamo la storia delle vaccinazioni digitalizzata per ogni nostro Veneto. Sono 4.900.000 posizioni catalogate nella nostra anagrafe. La macchina è una macchina performante, a noi è sufficiente che ci mandino i vaccini. Guardi, le dico anche di più, io sono stato criticato perché ho comprato le siringhe, perché i vaccini arrivano con le siringhe. Ma si figuri se noi veneti possiamo rischiare di avere le boccette dei flaconcini del vaccino non avendo siringhe. Per non rischiare abbiamo comprato prudenzialmente anche le siringhe. Dovrebbero arrivare mediamente circa 38.000 dosi a settimana in questa prima fase, da quello che è dato a sapere. Noi iniziamo già a vaccinare dopo che stanno arrivando in vari scali italiani sì. i vaccini. Sì, sì. Volevo capire se stamattina erano arrivati all'aeroporto di Venezia. No, ancora no, però le posso dire che noi siamo in grado già di iniziare con le vaccinazioni programmate già da domani, visto considerato che immaginiamo che possano arrivare entro oggi, da domani e poi si va avanti finché non si finiscono queste dosi. E dirò che la nostra potenza di fuoco è importante, per cui in qualche giorno noi le 38.000 dosi le inoculiamo e quindi vacciniamo 38.000 pazienti. Chi vacciniamo per primi? Io ho dato disposizione di essere assolutamente rigorosi nel rispetto delle categorie. Le categorie principali che avranno questo vaccino per prime saranno i nostri operatori della sanità, che è il nostro vero patrimonio, i nostri ospiti, i nonni delle case di riposo, ne abbiamo 30.000. RSA, ok. Sì, noi abbiamo 60.000 dipendenti della sanità. Anche il personale medico-sanitario delle RSA, perché lei lo sa che sì, ci sono state polemiche anche su questo, cioè sul fatto di obbligare o meno non solo il personale strettamente medico, ok, ma anche tutto ciò che gira intorno, okay, all'assistenza. Ad esempio, no. Mi viene in mente la figura degli OSS, degli operatori sanitari. No, le confermo che abbiamo 60.000 operatori della sanità, tra i quali ci sono tutti, anche gli amministrativi. Dopodiché 30.000 ospiti e quindi nonni delle case di riposo e 30.000 operatori a 360 gradi delle case di riposo. Noi abbiamo 300 case di riposo. Non c'è l'obbligatorietà, questo è poco ma sicuro, ma le posso dire che la preadesione tra gli operatori sanitari è il 90% in Veneto, quindi se si confermerà avremo anche il 90% degli operatori vaccinati. Le aggiungo di più che per noi è fondamentale arrivare al 65% di vaccinati nella popolazione, perché in questa maniera raggiungiamo l'immunità di gregge. Beh,
arrivare al 65% sarebbe già un grande successo. Arcuri parlava per ottobre invece dell'80%, della necessità di vaccinare l'80% di tutta la popolazione italiana, però insomma comunque già un 65% mi sembra un buon obiettivo da qui a pochi mesi, certo. Per una regione.